Pronto? C'è qualcuno in ascolto laggiù? Passo. Ehi, piantatela, ragazzi! Piantatela! Ho chiesto se c'è qualcuno in ascolto là. Qui Big Boy, passo. Ehi, Big Boy, qui Bronson Charles. Come ve la passate? Stiamo facendo appallate di neve a nord di Salmon Creek. Voi che fate? Stiamo trasferendo un carico. Andiamo a sud. Siamo in strada da 2 giorni. Ah, bene. Ehi, smettetela, ragazzi. Parlo sulle onde corte, basta. Ehi, ma che succede lassù? Beh, è in corso una battaglia a palle di neve. C'è un sacco di neve qui, passo. Sì, è un bel posto. Io ci venivo sempre a pescare. Voi non pescate? Ehi, questo è importante. Qui Norman, 9728 locale, a squadra soccorso, mi sentite? Sì, dite pure. C'è uno sciatore vicino a Salmon Creek. Un campioncino stava dando spettacolo. Deve essersi fatto male. Non lo vedo più. Ci vorranno delle ore per arrivare là. Sorvola ancora la zona? No, c'è una bufera in formazione. Meglio dirigere sull'aeroporto. Cercheremo di trovarlo. Chiudo. Ehi ragazzi, venite qui a sentire. Avanti, venite a sentire. Emergenza, che c'è? Emergenza. Pare che si sia fatto male uno sciatore. Laggiù, a sud di Salmon Creek. Difficoltà nei pressi. Ma è vicino a noi. Certo, dicono che è ferito. Morirà assiderato. La squadra di soccorso è a miglia da lì. Hai ragione. Bisogna riuscire a trovarlo prima di notte. Squadra di soccorso, chiedo conferma. Ok, prendiamo gli zaini. C'è pericolo di tormento. E portate le giacche. E soprattutto una coperta per avvolgerlo. Mantenetevi. Voglio il binocolo e non scordate i vostri topi. Ognuno si tenga in contatto stretto con Claude. Claude, voglio che tu vada sulla vetta. Sintonizzatevi sulla banda A. Rutova e Ruscello per di là. E tu, Nora, seguili in quella direzione. Ok, andiamo a cercarlo. La gamba. Oddio. Siamo qui!
qui Big Boy, mi ascoltate? Qui Ruth. L'hai trovato? No, non l'ho visto da nessuna parte, purtroppo. Cercala ancora, si sta facendo più freddo. Sì, ma c'è un problema, sta arrivando la tormenta. Sì, la vedo, il vento sta aumentando. Penso che presto arriverà qua, vero Claude? La tormenta farà ritardare i soccorsi, dobbiamo farlo noi. Ti serva d'avvertimento. Continuate a cercare, passo e chiudo. Il bollettino dice che la temperatura scenderà più del previsto. Forse gelerà. Non resisterà a lungo così. Notizie da Ruth? No, non mi ha chiamato. Il vento è fortissimo quassù. Sembra che la bufera stia peggiorando. Hai notizie delle altre ragazze? Ho sentito Nora. Sto ancora cercando. Adesso chiamo Ruth. Non lo trovo, non ho proprio fortuna. Ah! Mi senti? Rispondimi! Pare che la bufera si stia attenuando. Io vado alla base di Morrison Mountain. Voi cercate ancora, ok? Passo e chiudo. Che freddo, che freddo. Oh, hai la gamba, non posso muoverla. Oh. La gamba, salvatemi, la mia gamba, l'orso, un orso. Aiuto, sono qui. Oh.
fatemi sentire! Sono qui! Fate presto! Tutto a posto! Non muovo la gamba! Sono subito da te! Claude, Claude! L'ho trovato! L'hai trovato? Bene! Dove sei? A sud di Salmon Creek! Nella gola! Sto arrivando! Ehi, Ruth! Corri, l'ha trovato! E dov'è? È a Salmon Creek! Ai piedi di Morrison Mount! Passo e chiudo! È fatta! È fatta! L'abbiamo trovato! Oh, diavolo! Ti senti bene? Presto, dobbiamo fuggire, l'orso! Dove sei ferito? Alla gamba. C'è nient'altro di rotto? Capisco, ok? Ok, togliamo questo zaino, d'accordo? Mi fa molto male. Tutto sistemato ora. Ho tanto freddo. Ho preso un ramo a fiorate. Sta tranquillo. L'orso sta arrivando. È tutto a posto, l'orso non c'è più. Ho freddo. Cerca di rilassarti, eh? Sì, così va bene, rilassati. Qui dentro una coperta di emergenza. Adesso ti rivolterò sulla schiena. Se te la senti. Ho i brividi. Lo so. Proviamo. Questa ti riscalderà. Riattiva la circolazione. Ora ti avvolgerò dentro. Forza, proviamo. Piano, piano ora. Non muovere la gamba. Va bene. Forza, ci siamo quasi. Ecco, così. Cerca di star giù. Non ti muovere. L'orso! Se n'è andato. Ora ti avvolgo in qualcosa di caldo, va bene? Ecco qua. Bello caldo, eh? Vuoi bere qualcosa di forte? Mi ci vorrebbe. Te lo preparo. Ci metto un secondo. Ecco qua. Bevine un pochino. Puoi tenerlo? Voglio solo dormire. Non puoi dormire ancora. Bevi questo. Poi farò qualcosa per la tua gamba, ok? Finalmente! Sono proprio contenta di vedervi. Come va? Sta bene? Sì, sta benino adesso. Ho avvisato la squadra di soccorso. Ah, bene. Ok, sentite, facciamo così. Toglietevi gli sci e cominciate a costruire un riparo prima che sia troppo tardi. Nora, tu pianta gli sci sulla vetta, così la squadra potrà trovarci. Piantali a croce. Ok, ora mettetevi tutti a raccogliere qualche ramo secco. Servirà a fare un fuoco per riscaldarci. Non credo che la squadra ci troverà prima di giorno. Benissimo, al lavoro! Ruth, Claude, piantate due sci all'altezza della sua testa e due ai suoi piedi per sostenere il riparo. Eh sì, ma la neve? La neve non dovrebbe creare problemi, ma il vento può portarla sotto zero. Sono così stanco. Lo so. Presto potrei dormire, ma voglio essere sicura che tu sia al caldo. Vado a prendere altra legna. Ti aiuto. Claude, prepara un po' di cacao. Che stai facendo? Questa ti riparerà dal vento. Sono coperte termiche. La tettoia frenerà il vento. Con un bel falò staremo tutti bene.
come ti senti? Molto meglio. Bene, ora dovresti riposare. Gesù, fa freddo davvero. Ti passerà, basta stare accanto al fuoco. Certo che è dura. Già. Aiuto, aiuto. L'orso. L'orso. È in preda ad un incubo. Aiuto. Ci sono orsi qui intorno. Raccontiamo delle storie. Che inizia? Vi racconterò quella del lupo. Claude, Claude. Oggi ne ho visto uno, mi stava venendo dietro. Dai, Claude, questa raccontala di giorno, va bene? Claude, scommetto che tu fai scoppiare le buste di carta mentre si vede un film del terrore. Io ho l'impressione che questa sarà una lunga notte. Soccorso! Ah! Perdita, finalmente ce l'hanno fatta! Magnifico! Sì, sì, è proprio la squadra soccorso! Oh. Ehi, ragazzi, è proprio un piacere vedervi! Come mai così tardi? Non potevano trovarci al buio, hanno aspettato il giorno. È giusto. Come sta? Ha una gamba rotta. Io sono Bill e questo è Tom della squadra di soccorso. Come ti senti? Oh, meglio ora. La gamba mi faceva male, ma loro me l'hanno messa a posto. Non mi sembra che tu abbia la febbre. La cioccolata fa bene. Ho anche mangiato. Il ginocchio gli dava fastidio, così l'abbiamo steccato e immobilizzato. Sì, vedo che avete fatto un buon lavoro. È rudimentale, però è servito a tenerlo. Mettiamogli un'altra stecca per trasportarlo. Il ginocchio mi fa ancora male, ma è come intorpidito. Fortuna che ti hanno trovato. Sì, mi hanno salvato la vita. E meno male che avevamo quelle coperte. Ci vorrà un'ambulanza all'arrivo. Tenersi pronti per le radiografie. Ok, Ed, ora ti imbracheremo. Se ti facciamo male o devi dirci qualcosa, parla chiaro e a voce alta. D'accordo? Ti rimetterai in sesto. Sì, certo. Grazie tante, Corri. Ho apprezzato il tuo aiuto. Ciao, Ed. Buona guarigione. Auguri, ci rivediamo presto. Arrivederci. Ciao. Arrivederci. Ciao. 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 Arrivederci. Buona guarigione.